Pierluigi Di Palma, grottagliese di nascita, poi per ovvie ragioni operative di studio e poi di lavoro è diventato un romano di adozione. Ora vuole dare un contributo alla città di Grottaglie candidandosi a sindaco. Buongiorno. Buongiorno a lei. Romano d'adozione fino a un certo punto. Io sono grottagliese e rimango grottagliese e, tra virgolette, come ho sempre detto, sono più che altro un emigrante fortunato, un emigrante di successo. E quindi è chiaro che, arrivati a una certa età, l'idea di poter tornare al paese con una responsabilità istituzionale e in qualche modo dare opportunità soprattutto alle nuove generazioni, credo che sia un impegno doveroso per non rimanere chiuso in un egoismo personale. È evidente che, tra virgolette, questa idea dell'impegno istituzionale a Grottaglie è sicuramente un sacrificio personale e familiare. Ciò non toglie che proprio il legame con la terra d'origine evidentemente suscita in me una esigenza che lega la mia generazione alle nuove generazioni e, come ho sempre detto, con l'obiettivo di lasciare ai giovani del paese la possibilità di andare via, ma non l'obbligo di andare via per trovare delle opportunità. Il progetto politico, istituzionale, che mi porta alla candidatura a sindaco di Grottaglie è un progetto ambizioso, evidentemente va anche oltre i confini della città, anche se della città si occupa in maniera importante e particolare su tutta una serie di problemi, e quella idea che oggi la terra ionica deve a una crisi industriale che è la crisi dell'Ilva, un'industria legata al passato millennio, un'industria inquinante, che sicuramente avrà ancora opportunità di produzione, ma a cui è necessario nel terzo millennio cominciare a dare una risposta in termini di sviluppo economico. Ci fermiamo un attimo sui massimi, tra virgolette, sistemi. Ritorniamo a Pierluigi Di Palma. Erroneamente è stato scritto, l'ho fatto anche io, che lei è un pensionato. Non è vero. Attualmente cosa fa? Ma io sono avvocato dello Stato, sicuramente uno dei concorsi più impegnativi nella burocrazia italiana, in cui si accede con due concorsi selettivi, prima da procuratore e poi da avvocato. Ho avuto sicuramente esperienze importanti, sono stato direttore generale dell'ENAC, dell'Ente dell'Aviazione Civile, sono stato vice segretario generale della Difesa, quindi esperienze che mi hanno comunque legato alla mia terra. Basta vedere l'aeroporto di Grottaglie, che evidentemente ha visto in me un facilitatore nella realizzazione. Grottaglie ha una infrastruttura importante, 3200 metri di pista, evidentemente non sfruttata al meglio, e quindi il ritorno a Grottaglie mi lega e continua a legare sicuramente alle esperienze fatte a Roma, sia per quanto riguarda il trasporto aereo, sia per quanto riguarda la difesa, perché oltre all'aeroporto civile a Grottaglie c'è anche l'unico aeroporto della Marina Militare, in cui c'è l'idea da parte dell'autorità militare di collocarci l'operatività degli F-35. Quindi c'è un complesso di cose che evidentemente necessita di interlocuzioni autorevoli istituzionalmente per un paese come Grottaglie, per verificare la possibilità di intercettarne tutte le opportunità a favore soprattutto di livelli occupazionali legati alle nuove generazioni, che devono, insisto, poter avere opportunità qui a Grottaglie, soprattutto legando le proprie attività a quella che è l'innovazione tecnologica e la tutela dell'ambiente. Al sentire il suo nome come candidato sindaco della città di Grottaglie, i movimenti per l'apertura ai voli civili,
dell'aeroporto di Grottaglie hanno storto il naso e qualcuno ha commentato: cambiate direttore tecnico. Ma io credo che siano delle critiche che sicuramente sono di bassissimo profilo. Io credo che il mio lavoro di questi anni dia garanzie sul fatto che non sono contrario di per sé al trasporto aereo, perché ne ho fatto una missione di vita. È evidente, il problema è capire come effettivamente può crescere l'aeroporto di Grottaglie per diventare, tra virgolette, intermodale, cioè l'aeroporto di Grottaglie deve poter sviluppare l'attività industriale, l'attività di ricerca con i droni adesso, deve poter sviluppare merci e deve poter sviluppare anche il trasporto passeggeri. È evidente che tutto questo deve essere fatto nell'ambito di una economicità dell'attività e un profitto, cioè non è che possiamo fare buchi nell'acqua. Quindi è evidente che anche grazie all'apertura del presidente Emiliano oggi, che è l'azionista di riferimento degli aeroporti di Puglia, abbiamo sicuramente la possibilità di aprire un tavolo di confronto con la società per verificare le potenzialità dell'aeroporto di Grottaglie anche con riferimento ai voli civili. Però è evidente che tutto questo deve essere nell'ambito di una complessa crescita che vede sicuramente la presenza oggi della Alenia con la realizzazione della fusoliera o parte della fusoliera del Dreamliner. C'è questa attività legata allo sviluppo tecnologico dei droni, che è un'attività che ci è riconosciuta internazionalmente, e la stessa ENAC ha fatto un provvedimento specifico per dire che l'aeroporto di Grottaglie è l'aeroporto di test bed dei droni e su cui tutta un'industria italiana e internazionale ha interesse a posizionarsi oggi in questo aeroporto. Basta pensare che il prossimo 15 marzo è previsto l'arrivo del ministro Delrio insieme ai vertici di Finmeccanica per annunciare posizionamenti di imprese del gruppo. Veniamo a Grottaglie. La notizia del giorno è che il 29 febbraio si decreterà, diciamo, la morte, il cambio di funzione dell'ospedale di Grottaglie insieme ad altri 9 ospedali di Puglia. È inutile dire che in città c'è Maretta. Il futuro sindaco di Grottaglie cosa dovrebbe fare su questa cosa qua? Ma questo è un problema veramente importante. Noi ieri, nel corso della riunione della coalizione in cui discutevamo del programma che ci porterà evidentemente al confronto con gli elettori, abbiamo sospeso l'attività per un comunicato specifico che dica no con forza alla chiusura dell'ospedale di Grottaglie. Anzi, noi ne chiediamo un rafforzamento proprio perché, per l'attività di prevenzione che caratterizza l'operatività degli aeroporti, è sempre necessario che vicino agli aeroporti ci sia un presidio ospedaliero di primissimo livello. Credo che il problema dell'ipotesi della chiusura dell'ospedale di San Marco sia riferito a un altro elemento che effettivamente mi ha portato a candidarmi sindaco a Grottaglie, cioè Grottaglie ha un deficit di rappresentanza istituzionale, cioè l'unica rappresentanza forse è il sindaco, e al contrario non ci sono più relazioni con gli altri assetti istituzionali. Caso strano, questo piano che viene fatto sicuramente dalla regione su motivazioni diverse, alla fine colpisce ospedali dove non c'è tutela politica rispetto al territorio. Ecco, credo che questo deficit di rappresentanza debba essere colmato, e comunque Grottaglie deve fare una battaglia perché effettivamente l'ospedale di Grottaglie non chiuda, ma anzi venga rafforzato. Pierluigi Di Palma si candida a sindaco di Grottaglie, supportato da una lista Volare Alto. Pare che anche il PD sostenga Pierluigi Di Palma, ma ieri sera è saltato il tavolo lì in casa PD. Pare che Musillo, il segretario provinciale, abbia spostato tutto a lunedì alla sede tarantina.
quindi sfiduciando il segretario Paolo Annicchiarico, che da voci di corridoio si dice che sia il suo maggiore fautore di questa candidatura. Ma pare che il resto del PD di questa candidatura non fosse stato messo a corrente. Ma questa ricostruzione storica evidentemente non corrisponde alla realtà dei fatti. È corretto che io abbia promosso la costituzione di un movimento Volare Alto, e il nome evidentemente evoca la mia attività pregressa, e quindi la verità nasce da qui, che coinvolge una serie di professionisti, imprenditori, grottagliesi e un'ala radicale legata evidentemente a un movimento ambientalista che non vuole la discarica. Noi abbiamo fatto un'operazione politico-istituzionale molto importante, ma proprio per legare lo sviluppo della nostra città all'innovazione tecnologica e alla tutela dell'ambiente. Credo che sia un'esperienza sicuramente utile non solo al nostro paese ma all'intero territorio ionico salentino rispetto alla crisi dell'Ilva, indicando che il futuro nel terzo millennio è uno sviluppo ecocompatibile, quindi l'impresa che va d'accordo con la tutela dell'ambiente, un fatto epocale nuovo. A questo evidentemente leghiamo poi un tavolo del centro-sinistra, quindi è evidente che la mia candidatura è sintesi di una coalizione che evidentemente va oltre il movimento Volare Alto, un Volare Alto che richiama peraltro gente che oramai della politica si disinteressa, però è altresì evidente che nell'ambito della coalizione, oltre al PD, è presente il movimento di Raffaele Bagnardi, l'ex sindaco, tutta una serie di nuovi interlocutori legati evidentemente al bene della città, tutta gente che evidentemente può pensare di governare senza avere l'idea di un utile di ritorno, ma abbiamo tutti un'idea di garantire lo sviluppo della nostra città perché possa intercettare positivamente tutta una serie di occasioni che si stanno effettivamente sviluppando nell'area ionico-salentina. Quindi andrei molto al di là dell'idea che ci sono problemi tra persone, ma è un progetto politico che va oltre, diciamo, l'idea della nostra città ed è fortemente voluto dal PD, non solo locale ma anche provinciale e regionale. Però ieri sera il tavolo è stato spostato. Due o tre giorni fa il sindaco Alabrese, con un comunicato abbastanza incisivo, ha chiesto che vengano fatte le primarie, perché lui le primarie, un sindaco uscente per il regolamento delle primarie del PD, ha diritto a farle. E quindi? Ma innanzitutto bisogna precisare che nell'ambito di una coalizione si discute. No, parlano di primarie di coalizione, perché c'è il sindaco uscente del PD, siccome sono in coalizione, e quindi allora, lui ha invocato le primarie di coalizione. Dal punto di vista culturale è evidente che la coalizione è fatta da più soggetti, e quindi altresì è evidente che non si può accettare lo statuto di uno dei soggetti come elemento dominante dell'intera coalizione. Noi all'interno della coalizione abbiamo reputato che non ci sia necessità di primarie, tenuto conto che evidentemente la sintesi di questo nuovo progetto può essere ben rappresentato da un candidato come me. È evidente che la liturgia, tra virgolette, che viene in qualche modo ricollocata nell'ambito di un dibattito politico alto, tende sostanzialmente poi a voler dividere, ma così non sarà e non è. Ecco, io credo che superata questa fase di discussione, tutti insieme andremo avanti ad avallare un progetto politico molto importante,
che trova in me un punto di sintesi al di là, tra virgolette, dei personalismi che evidentemente non fanno parte del mio progetto politico. Parliamo per difetto, diciamo, per problematiche che possono sorgere. Se non dovesse accettare Calabrese di non fare le primarie, come la mettiamo? Si candida anche lui? Come la sistemiamo la faccenda? Ma noi non ci stiamo assolutamente preoccupando di quello che può accadere nell'ambito di una politica locale molto debole. Noi, come movimento politico Volare Alto, come coalizione di centrosinistra in cui è parte anche il PD, ma è una delle parti della coalizione, evidentemente stiamo lanciando l'idea di un programma di cose concrete. Volare Alto e quindi ha una progettualità sicuramente di sviluppo economico-sociale dell'intera provincia ionica, ma all'interno anche cose concrete che si devono realizzare in 100 giorni nel nostro paese, come ad esempio il recupero di Piazza Margherita con la facciata davanti alla pretura, la piazza coperta che deve diventare il salotto della città. L'idea è evidentemente che la mobilità all'interno del paese deve essere garantita da un'assoluta compatibilità tra il trasporto con le macchine e poter andare in città in bicicletta. L'idea evidentemente di valorizzare il centro storico con la chiusura dello stesso centro storico e con la possibilità di arrivare al centro storico con collegamenti garantiti da bus elettrici, ovvero con... Quindi sinceramente a noi la liturgia della politica non ci interessa. Sicuramente la mia candidatura è una candidatura che è in qualche modo diretta alla cittadinanza e che vuole andare assolutamente al di là dell'appartenenza politica rispetto proprio a quel deficit di rappresentanza che il paese negli ultimi anni in qualche modo soffre, e quindi coinvolgere in questo movimento le forze sane del paese che dalla politica si sono distaccate, e quindi andare oltre quell'idea di voto di protesta che in qualche modo aveva coinvolto anche me. Il punto vero di questa elaborazione politica è proprio lì, cioè arrivati evidentemente a una certa età e avendo ragionato molto sull'idea di avere un voto di protesta o misurarsi con la governabilità, ecco, io ho ritenuto opportuno misurarmi con la governabilità e non aderire a ipotesi di voto di protesta. Dopo il passaggio, diciamo, i 5 anni, qualora lei dovesse diventare il sindaco di Grottaglie, in questo arco di tempo si può pensare a un discorso più alto, regione, Parlamento? No, io non credo. La mia idea è un ritorno alla mia terra, favorendo sicuramente una rete politico-istituzionale che scuota gli animi di chi in questi anni, anche come me, si è disinteressato alla politica, lasciando il posto a gente non adeguata. Quindi credo che nell'ambito di questo movimento, se riusciamo davvero a coinvolgere gente che fino ad oggi è rimasta ai margini, pur avendo grandi capacità e grandi professionalità, sicuramente potremo aspirare con persone diverse a rappresentanza che deve andare oltre i confini del paese. Ecco, io credo che il mio ruolo debba essere, al contrario, governo della città, perché dobbiamo dimostrare ai cittadini che si possono realizzare cose concrete con poco e nello stesso tempo lanciare progetti molto alti per garantire la centralità della nostra città nell'ambito della terra ionica. In bocca al lupo. Grazie.